Le fasce per i polsi sono un altro tipo di attrezzatura che ci torna molto utile quando ci alleniamo perché ci permettono di bypassare uno dei punti che il più delle volte ci fa fallire durante le alzate oppure ci causa delle problematiche, che è magari appunto il polso, soprattutto quando spostiamo carichi importanti sulla panca piana o ci carichiamo un bilanciere pesante sulla schiena per fare squat, vogliamo avere il polso che sia stabile e quasi praticamente immobilizzato in modo che riesca a sostenere al meglio i chili. Il mio consiglio, come sempre, è quello di allenarsi per avere dei polsi forti che vadano di pari passo con la nostra forza generale. Tuttavia, quando ci approcciamo a carichi massimali, e l'anello debole diventa magari appunto la forza del nostro polso, allora possiamo consentirci di utilizzare questo tipo di attrezzatura. Le fasce per i polsi, come le gomitiere e le ginocchiere, tengono sicuramente al caldo la nostra articolazione, ma più importante per le fasce ai polsi rispetto alle altre due è l'azione di immobilizzazione che hanno a livello dell'articolazione. Infatti, se noi durante la panca abbiamo degli spostamenti del polso, cambierà anche la traiettoria del bilanciere e la stabilità generale del bilanciere, quindi rischiamo di fallire l'alzata, nel peggiore dei casi anche farci male. Quindi utilizzare delle fasce per i polsi quando facciamo questo tipo di sollevamenti molto pesanti ha il suo senso. In commercio possiamo trovare diversi tipi di fasce per i polsi. Si distinguono principalmente nella lunghezza totale e nella durezza che hanno, quindi la stabilità che creano. Questo anche a seconda di quello che noi andiamo a fare. Fasce per i polsi per sport più incentrati sulla resistenza, come magari il CrossFit, sono un po' meno rigide rispetto a quelle per il powerlifting, in cui ho bisogno di creare più stabilità possibile per una sola ripetizione massimale. Io, essendo un powerlifter, prediligo sempre delle fasce per i polsi con una rigidità molto alta e con una lunghezza attorno ai 60 cm. Questo perché fasce per i polsi più morbidi non mi darebbero la stessa stabilità nei sollevamenti massimali per la panca piana o lo squat e quant'altro in cui decido di utilizzare le fasce per i polsi. L'errore più comune che si vede fare nell'indossare la fascia per il polso è quella di indossarla troppo bassa, quindi non riesce a bloccarmi i movimenti di flessione ed estensione e anche flessione laterale del polso. Quindi la fascia per il polso va messa abbastanza alta sulla mano e non solamente qua in basso come magari la mettono tante persone. Adesso la metto sbagliata e come vedete il mio polso è ancora molto libero di muoversi. Quindi invece io voglio impugnare l'anello tra pollice e indice, dare già una buona tensione alla fascia e portarla piuttosto alta sulla mano, quindi non bassa, piuttosto alta vicino al dorso e iniziare a girare tenendola sempre in tensione fino all'ultimo in cui chiudiamo con il velcro. Quindi se è stato fatto correttamente il mio polso adesso è molto meno libero di muoversi e molto più stabile. Quindi sono del parere che quando scegliamo fasce per i polsi per il powerlifting devono essere abbastanza scomode. Teoricamente più sono scomode, più stabilità riescono a dare al polso. Chiaramente questo deve permetterci di fare una sola ripetizione massimale, dopo siamo liberi di togliere la polsiera e lasciare il nostro polso libero di respirare, di muoversi fino alla prossima serie. Come per le ginocchiere, partire con una taglia troppo stretta da subito può essere un errore e non essere così producente. Per le fasce per i polsi magari vogliamo cominciare da un modello un po' più morbido e poi con il tempo, quando prendiamo confidenza con questo tipo di attrezzo, spostarci su un modello un po' più rigido in modo da avere il massimo della performance e stabilità. Tuttavia, sottolineo ancora l'importanza di avere dei polsi forti e non sempre ricorrere alle fasce per i polsi. Ultimamente io non le ho neanche usate tanto, le ho usate solo per sollevamenti veramente vicini al massimale e ho migliorato di molto su questo la forza del mio polso che sul lungo periodo sono sicuro mi darà un ottimo riscontro. Bene ragazzi, questo era un altro tipo di attrezzatura che volevo insegnarvi ad utilizzare e a valutare, quindi spero che questo video vi sia utile e vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video.